Franco, eccole. Omaggi a queste belle fanciulle. Ciao. Buongiorno Paolina, come stai? Bene, tu? Bene, grazie. Vieni. E allora si fa questa gita? Senz'altro, volentieri, benché io debba prima convincere papà e non è una cosa facile. Ciao Gina. Ciao. Di un po', che cosa ti salta in mente a te di andare a insistere per la gita? Lo sai che siamo senza un soldo e mancano ancora 10 giorni alla fine del mese? Ma che ci pensa i quattrini? Scriviamo a tuo zio per un rifornimento di fondi, quelle fatte. Sarà interessante questa conferenza. Certamente. Ah, il professore è buono. Non vedo il momento di poter stare qualche ora con te senza timori e senza l'ombra minacciosa di tuo padre. A proposito, da ieri hai ricominciato con i sospetti, le prediche. Oh, Franco mio, se non fosse per il bene che ti voglio avrei già perso la pazienza. Mamma non vuole, mamma nemmeno, come faremo fare l'amore? Mamma non vuole. Basta! Finiscila, con questo strazio mi fai confondere tutte le idee. Quando devi chiedere soldi a tuo zio, chi viene il cardiopalma? Mi fa spavento chiedere 1000 lire. Chiedine 2000. Perché non busti anche tu a Danari? Perché mio padre è stato anche lui studente a Roma e conosce tutti i trucchi. Mentre tuo zio non si è mai mosso da Giardinelli. Ha fatto soltanto le elementari, sì, forse. Di addirittura che è un ignorante. Stupido! Un milionario non è mai un ignorante. E hai voglia di parlare, intanto lui è il padrone di Giardinelli. Beato lui. Buongiorno, donna Grazia. Buongiorno. Buongiorno. Arrivederla, signorina. Arrivederci. Vuole acqua al limone? Questa ragazza è innamorata di me. Davvero? Ed è gelosa di te. T'ho già detto 100 volte di non darmi del tu in ufficio. Già si mormora in paese. Non c'è nessuno. Ma può venire gente da un momento all'altro. E va bene quando viene gente da dare da lei. Ora siamo sole da dare tu. Lei. Tu. Tu. Chi tu? Ah, spiegavo una canzone alla signorina Don Motevetto che mi piace tanto e che fa tu. Ho capito, ce n'era posta. Ci andava solo. Nient'altro? Null'altro, che la verità. Andiamo a casa. Buongiorno. Buongiorno, signorina Grazia. Buongiorno, cara ufficialessa postale. Buongiorno, Don Paolo. Tu. Cammina. Questo affare della posta non mi persuade. Perché non te la fai portare a casa? Ne faccio 4 passi per svagarmi. È proprio all'ufficio postale ti devi svagare. M'hai preso per una scema. Rispondi, sono scema io. E che lo so io? Fatta fare una visita. Me l'hai detto 50.000 volte. Il patrimonio che ci hanno lasciati i nostri genitori, io l'ho salvato, io l'ho fatto fruttare e raddoppiare. E non ti permetterò di sciupare quello che ho accumulato io con una femmina che lecca i fragoli. Questa donna farebbe perdere la poesia a Dante Alighieri. E voi qui? Aspettavo lei, signorina. E chi va fatto entrare? Ha aperto Sara. E va lasciata in giardino. Sara! Sara! Eccomi! Sara! Signorina, eccomi! Dove avete la testa? Mi lasciate Don Cola in giardino. Non si preoccupi, signorina, perché mi sono goduto un po' d'aria e un po' di sole. Ma io non posso permetterlo. Nessuno deve aspettare in giardino. Quante volte devo dirvelo? Per me non fa niente, sa. Con le piante cariche di frutta, con tanti ladri in giro, non parlo per voi, ma per il principio. Capito? Ha capito. Venite, Don Cola. Don Cola! Eccomi. Cristo Mozzo Paolo, com'è difficile per gli studenti la vita a Roma. Sono costretto nuovamente a bussare a Danari. Botta. Oggi per disgrazia ho rotto un apparecchio molto delicato qui all'università e devo pagarlo, altrimenti mi espellono. Dovete spedire con me immediatamente 1000 lire. Tappo.
1000 lire. Come costano cari gli apparecchi a Roma? Vi ripeto, chi amministra qui sono io, non mio fratello. Voi non dovete fare gli interessi dei compratori, ma i miei. Mi dà la mezza sanseria. A 168 lire io le vendo tutto il vino. A 168? 168. Sta bene. Senza senserie, non pago un soldo. Scusi, di che cosa campo d'aria? Oh, questo niente, ognuno sa gli affari suoi. Ma suo fratello mi avrebbe dato il doppio della sanseria. Mio fratello ha la testa nelle nuvole. Se non stessi con gli occhi spalancati, darebbe via mezza casa. Per fortuna, non maneggia soldi. Che va là? Non avere paura, sono io, Scopetta. E che diavolo? Non credevo fosse la mia sorellina. Ah, capisco. Ci sarebbe un altro affare. Vuole prestare 10.000 lire al cavaliere Scopetta. Scopetta? Siete pazzo? Un galantuomo. Sì, ha più debiti che capelli in testa. Scusi, la proprietà non conta. Piene di ipoteche. Sempre un signore. Mi paga con la signoria. Vi ringrazio. Provate a qualche altro. Non c'è che una sola persona che possa aiutarmi, tua sorella. Bello santo. Le do quello che vuole. Le darei anche gli occhi. No, non muore niente perché non te dà niente. Allora siamo intesi. 50.000 lire di caparra. Consegna alla fine del mese e non pago né senserie e né mangi. Faccia come vuole. Accompagnate Don Colo in giardino e chiudete bene il cancello. Aspettate, vi do un po' di mostarda per i bambini. Grazie. Bella generosità, eh? Mi leva il pane e mi dà la mostarda per i bambini. Cosa dovrei dire io? Ho sempre paura di morire di fame. Benedetto Don Paolo, quello sì che è veramente il re del denaro. Quella è un'altra cosa. Quella ha un cuore così. Quanto t'occorrono? 10.000 lire. Il resto ce l'ho. Te lo do io. Tu, Paolo. Non fare così. Ti sarò riconoscente per la vita e per la morte. No, quale morte? No, sì, sì, va bene, ma capisco, ma... Non so ancora se potrò. Come se potrai? Io riesco a fare il miracolo di imbastire una gita per stare tutto un giorno insieme e tu non sai se potrai, ma sei fantastico. E che... Proprio domani devo vedere il professore per... E dille di sì, cretino! Ma come le dico di sì? E se il Vaglia non arriva? E se il Vaglia arriva dopo che le hai detto di no? Pronto, pronto! Ma non rispondi? Il professore puoi sempre rivederlo, ma una gita come questa come potrò inventarla più? Sì, come ti dicevo, il professore di anatomia... Sì. Ai, creditori! Desidera illustrarmi un certo caso patologico. Franco Marino è qui? Certo che è qui, dì a me, Franco, il Vaglia! Il Vaglia? No, non devo andare più. Il professore mi ha fatto avvertire in questo momento. E proprio in questo momento? Va bene? Alle 8. Alle 8 precisissime. Sì, sì, prendo la macchina. No, stai pure tranquilla che io non ho nessuna ragione per non venire. Anzi, abbiamo mille ragioni per precipitarci. Sì, è Totò. Mi saluta. Pronto! Ah, siete voi, Altieri. Grazie, Benone. Certo che ci divertiremo. Ridatemi Franco, per favore. Amore mio, allora arrivederci. A domani, eh? Un bacino? Ma certo che te lo do. Prendi. E tu? Tieni. Questo per ora. Domani poi... Ma, insolente, sfacciato, mi renderà conto. Chi è? Che c'è? Il genitore. Con chi parlavi? Ma non lo so, hanno chiamato. Deve esserci un contatto. Sì, c'è un contatto. E bisogna toglierlo. Subito, subito! Che succederà ora? Povera Paolina, ma che cosa le farà quell'orco? Ma che vuoi che le faccia? Non so che cosa darei per essere là. Se tu fossi là non avresti niente da dare e tutto da prendere. Ora non ci resta che da fare una cosa. Che? Andare a incassare il Vaglia. Ma che Vaglia? Me ne infischio del Vaglia. Come? Te ne infischi? Ma sei incosciente davvero? Alzati, andremo a incassarlo a qualunque costo, a dispetto del tuo dolce suocero. Andiamo. La contessa, sua sorella. Valerio, che è accaduto? È accaduto che tuo nipote Paolina ha un fidanzato. Un fidanzato? E chi è? È quel solito studentuccio sfacciato. Credevo che tutto fosse finito. Invece stamane li ho sorpresi che parlavano amorosamente al telefono. Non ti montare la testa, le parlerò io e aggiusterò tutto. Ma non c'è nulla da aggiustare. Non ti ho fatto venire dalla riccia per aggiustare. Ma tu sai in quali condizioni ci troviamo. Con le rendite più che dimezzate e le spese che non fanno che salire da 10 anni. Purtroppo.
Non ci mancherebbe altro che Paolina non facesse il matrimonio eccezionale che sto preparando con tanta pazienza. Capisco, ma il duca d'Orbignac ha 50 anni, caro Valerio. Ha un nome illustre e dei milioni che faranno molto comodo. Non si vive di solo amore. Ma cosa vuoi fare, insomma? Allontanarla, te la porterai via questa sera stessa alla tua villa da Riccia. Lola. E Paolina? Paolina non verrà né oggi né mai più. Perché? Don Valerio è arrabbiatissimo con voi, Franco. L'ha mandata alla Riccia a casa della zia. La donna Bici? Sì. Accidenti. E questo non me l'aspettavo. E adesso che cosa si fa? E la nostra gita? Ah, la faremo lo stesso senza Paolina. Ah no, senza Paolina no. Ma certo che si fa. Solamente per aiutare il povero Franco, cambieremo itinerario. Sentite la mia idea. Ma sei ostinata, sai. Il corso di belle lettere potrai continuarlo a mezzo delle dispense. Ma il corso di infermiera volontaria che a me piace tanto. Ma forse anche troppo. Tutte le signorine della buona società ci tengono a fare il corso. Peccato che si svolga a contatto di tutti quei ragazzacci. Studenti, prego. Maschi. Ma quando si studia non si fa caso a queste bazzecole. Quando si studia? Ma tuo padre pensa che studiavi poco. Poco? Ma sai che so fare qualunque genere di fasciatura, disinfettare qualunque ferita. La donna moderna deve prepararsi a tutto. Può scoppiare una guerra, un'epidemia, venire un terremoto. E perché no, la fine del mondo? C'è bisogno di tanti disastri. E così vostro zio si è bevuta la storiella dell'apparecchio delicato rotto in mille pezzi? Oh, lui è così buono e poi mi vuol tanto bene. Capisco, ma è una scusa così stupida, così vecchia. Dove ha fatto l'università lui? Lui? Non saprei, non ricordo. Forse l'ha fatta per corrispondenza. La macchina della duchessa. Siete sicure? E la riconosco un chilometro di distanza. Riportano Paolina a Roma. Ferma, ferma! Oh, Beh, c'era Paolina? No, no, non c'era. C'era soltanto la zia. Bene, allora il campo è libero. Sotto, ragazzi. Andiamo. Dove vi aspetto? Anche qui se vuoi, basta che non ti fai vedere. Se tra mezz'ora non siamo tornati, chiamate la polizia. Avanti. C'è la signorina Gorini. Lola, vieni, vieni. Paolina. Come mai tu qui? Ti dirò. Buongiorno, Valerio. Cosa c'è? Niente, qualche spesa da fare e sono scappata per qualche ora. Ne approfitto però per dirti che Paolina finirà con l'ammalarsi se pretendi di tenerla tanto tempo alla Riccia. È abituata ad andare, venire, muoversi. Le ragazze d'oggi, sai bene. I nervi delle donne non li ho mai presi sul serio. Tu non hai mai preso sul serio niente. Paolina è veramente innamorata. Paolina farà quello che voglio io e tu fammi il santo piacere di non preoccuparti d'altro. Visto che tua zia non c'è, salta chi ne viene a far colazione con noi. Ma dove? Dove vuoi, a Katia Rocca di Papa, tanto per stare un po' insieme. Non vuoi? Ma sì, avrei una voglia matta di venire. Vieni. Ma la zia? La zia non tornerà da Roma prima di stasera. E poi che potrà farti? Una sgridata? Non la fine del mondo. Per me sbagli. È molto meglio farla ritornare subito a Roma. A Roma tornerà quando le saranno andati via i capricci dalla testa. E allora è meglio Roma che la Riccia. Trarre, alla Riccia si annoia. Chi si annoia pensa e dal pensiero si passa ai fatti. Quali fatti? E chi lo sa? I fatti quando sono già successi. Canta la tua dolce canzone, canta, e si schiude un veon, nella notte lunare mi torna a cantare l'amor, nell'altove discende una fiamma che accende ogni cuore. Ragazzi, sono le 9:30, se andiamo a far colazione ora, mangeremo con poco appetito. Ma non cominciamo con le sciocchezze, perché Paolina deve tornare a casa. Ma sì, certo, ma fino alle 2, alle 3 posso benissimo respirare un po' d'aria. Ma naturale, tanto la zia prima delle 6 non torna. Andiamo a quel paesino sul lago, che ci sono delle trote magnifiche. Sì, sì. Come si chiama? Quanto tempo ci vuole per andare e tornare? Ma abbiamo tutto il tempo, ma sei seccante, sai. Ma no, è più ragionevole di noi. Quando si hanno 1000 lire in tasca da spendere, non si ha il diritto di essere ragionevoli. Andiamo.
vero davvero. Signori. Oh, carissimo amico, non ti so dire la fame che ho. Che abbiamo? Che cosa c'è di pronto? Abbiamo tutto quello che vogliono. Ci sono anche delle magnifiche trote. Benissimo, andiamo a vedere in cucina. Ma il conte? Ma il conte d'Orbignac è una mania di papà. Ma stai tranquillo, non mi piegherò. Ho paura, Paolina, ho paura. Ma di che? Non capisci, non mi senti. Sì, tesoro, ma tuo padre è così severo, è così attaccato alle tradizioni che... Ma che cosa potrà fare contro il mio amore? Il nostro amore. Quando tu venivi in casa mia... Le trote! Sempre vive e dopo un bel pollo. Benissimo. Oh, e soprattutto mi raccomando le fettuccine. E le trote. Via, tranquilla. Bravo. Ecco le fettuccine. Benissimo, penso io. Momento, bisogna condirle. E smetti di sospirare. Adesso mangia. Ecco. Per questo nettare biondo giocondo è nostro il mondo. A figli e Chloe Franco, vivamus! 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 Sacca il grammofono, Lola! Saltamus! Il ballo di San Vito? Oh, lasciami stare. E adesso, signori, permettano che io offra loro il mio frizzantino. Sì, Benone! Anche a lei, ecco. Anche a lei, ecco. State tranquillo, caro conte d'Orbignac. Tra 2 mesi mia figlia sarà vostra moglie. Ed io ne farò una delle più belle dame di Roma. È tutto così bello qui, tra il rosa e l'oro. Che matto, Totò! Che matto che sei! Istante tutto sarà finito e tu mi lascerai, ma io ti terrò sempre tutta nel mio cuore. Non voglio lasciarti, Franco. Paolina. Voglio restare con te per sempre. Che ora di cena. Ti metti a tavola, sì o no? Sì, guardati quanto sei bello. Ma non capisci che ti portano in giro? Re di denaro. 7 e mezzo.
Ma come sono bello! Cretino! Come tu mi vuoi. Prima di mangiare bevi. Ma sei pazzo! Ah, non si può bere prima di mangiare. Sempre con quel giornale in mano. Anche a tavola devi leggere. Dopo la festa il re rientra al Quirinale. Se mi vuoi lavare anche questo svago. È un paese che si fa la vita delle bestie. Un paese che non ha medico. Sì, il medico viene una volta alla settimana, porta le ricette fatte buone. Mai uno svago, mai un divertimento. Ma c'è Roma. Roma, la città dei sette colle. Il tuo dovresti romperti. A Roma anche col collo rotto si sta bene. Città del monumentale. Si diverte. È spettacolo da Roma, guarda. Teatro da Roma. Teatro Reale. Otello. Opera in quattro atti del Giuseppe Verdi. Argentina. La cena delle beffe. E prima cena e dopo si beffa. Valle. La dama de Kezze Macchesemme. In spagnolo questo. Eliseo, il piacere dell'onestà. Vedi, anche onesti si divertono. Teatro Querino, compagnia Angelo Mosco. Cristo, facevo muratore e ora fai il capocuoco. Che bestia! Ma simpatico però, almeno così dico che è simpatico. C'è altro? Forza Roma, forza Lazio! Corsa le capannelle, sofferente d'ernia, autobande, orario per la ferrovia. Ma ci sei stato mai tu a Roma? No, ma ci devo andare tanti amici miei, che è lo stesso. Poi c'è Franco, nostro nipote. Tuo nipote? Io non lo conosco più. Beato lui. Cos'è, pollo? Brodo di lattuga. Ah, non frascarne. T'ho detto che beve prima di mangiare. Il fratello che uccise la sorella è portato alla regina Quele. Chi può essere a quest'ora? Madonna Santa, chi è? Chi è? Chi è? Telegramma urgente. Telegramma. Telegramma. Urgente. Facciamo la mano, Don Paolo. Buonasera. Poi per Pasqua. Va bene. Chi sarà? Oh, Sant'Antonio. Non mettere persone in mezzo. Sant'Antonio. Andiamo qui. Totò. L'amico di Franco? Già. Ceccino arrostito. Che? Come un capretto? Che? Ma no. A fare arrestato. Perché non me lo dicevi prima? Perché? Perché fa arrostito, cretina? Mio Dio, che paura. Mio Dio, che paura. Errore di stampa. Mio Dio. Mio Dio, che paura. Sto morendo. Ah, mio Dio! Ah, mio Dio! Ah, mio Dio! Mio Dio! Non allarmatevi! Non allarmatevi! Già, perché a Roma quando arrestano non si allarmano, che è città grande. Occorre subito vostra presenza. Vostra presenza? Partite immediatamente. Partire? Esegui, Totò. Esegui, allora è vero, è morto arrostito, figlio mio, figlio dell'anima mia, morto arrostito. Figlio mio, ma arrostito, Francuzzo mio. Figlio Francuzzo mio, figlio. Oh, figlio. Ma la vuoi ferire o no? Esegui, vuol dire saluti affettuosi. Occorre subito vostra presenza, partite immediatamente. Per dove? Da Roma. Roma? Immediatamente. Occorre mia presenza. Leggi. Totò è una persona seria per telegrafare così. Vuol dire che la cosa è realmente seria. E quanto ti costa il viaggio per andare a Roma? 100.000 lire. Non so di che si tratta. Ma se tu non ti sei mai mosso di qui? Non mi sono mosso da qui perché mai l'hanno arrestato. Ora grazie a Dio che è arrestato me ne vado a Roma. E ci vai solo a Roma? E te ne dico paura. Vieni anche tu. Io? Io anche a Roma? Io a Roma? Lei parte per Roma. Cosa c'è di straordinario?
A Roma vanno tutti gli ambasciatori, puoi andare anche te. Oh, Madonna Santa. Vai a chiamare Don Remo Fontana. Dirai che gli voglio parlare per motivi romani. Vado. Ma cosa vuoi da Remo Fontana? Che quello è romano, ci puoi insegnare qualche albergo. Un albergo che costi poco? Che costa poco? Il meno caro di Roma. Possiamo andare a dormire al Pincio, tanto cancello non ce ne sono più. Mio Dio, il solo pensiero di partire mi tremano le gambe, mi tremano. Il solo pensiero di partire mi sento rinascere. Roma, stazione Termine, piazza Serra, via Nazionale, via dell'Impero, Colosseo, San Pietro. Siamo a Roma e non cantano rete. Svegliati! Lasciami stare! Cantano rete. Svegliati! Lasciami stare, sono così stanca. Roma, capo del mondo, la capa del mondo. Stupida!
Roma. Qui sono venute per seguire principi e re. Santi e guerriere, tutti in ginocchio, con l'elmo in mano, così. E sai che ti dico, fra poco ci ritorneranno. Ecco, qui starete come a casa vostra. Come vedete è tutto pronto, Con permesso. Ma ragazzi, ma che ti incanti? Ma metti per terra quella valigia e va via il resto. Dammi qua, te la posso io. Calcista. Ma dove siamo? A Roma. Oh, dammi qua, va. Questo poi no. E dammi questa. Oh, che se ne sta rubato. Chi te li tocca? Se te la pigli. Ragazzi, va a pagare la butta, va. Fate dare i soldi da mamma. Tanto dopo va un tuo conto. Sì, alla romana. Quant'è? 15 lire. Ma dico, come va sto ritardo, Ve si aspettava ieri. Il telegramma dei miei fratelli e cancelliere. Abbiamo sbagliato treno. Davvero? Dico, bisogna essere scemi. Vuol dire che è così. Proprio scemi. E fa pisse. Ma che niente, niente, avete preso il treno che andavi giù? Quello, quello. Ma bisogna essere scemi. A papà! Arighetto! Oh! Questa va a 15 lire! E dagliele. Che bello. La botte va 15 lire. Quale botte? Noi non beviamo vino. La carrozza che ti ha portato qui, ma com'hai? Io la chiamo carrozzella. 15 lire. Carrozzella romana. Ma chi gliela dà tanta confidenza quello là? Sapete, donna Grazia, è un popolano. Bisogna compatirlo. Capisco, va bene, dare del tuo così. Fare dare 15 lire a nome nostro, come se comandasse lui. Dagli pure 3 lire di mancia. A così sono 18. 15 e 3. 5 lire sono tutte le frode. Bisogna essere scemi. Ma chi vi permette? Zitta. Non bisogna aprire bocca, non bisogna parlare. Te l'ho detto in treno. Tu credi che siamo al paese? Vedrai come ci starai bene qui. La camera è quella mia e di mia moglie. Sarai come un pascià. E il prezzo? Beh, visto che ve manda mio fratello, faremo 50 lire. Al mese? Al giorno. Al giorno. Ma che c'hai le pigne? Le pigne. Pigne sono... pleonasmi. Oh. Andiamo. Ferma. Hai visto quanto è grande Roma? Oh, senta, ma faccia la cortesia. Questo letto può desfarlo. È mia sorella. Signorina. Così grossa. Quando era magra era signorina lo stesso. Me ne congrado. In quanto al letto ci pensa mia moglie. Se tu hai bisogno di me, mi chiami. A Romolo! E io vengo subito. A Romolo! Ma c'è le caracce. Mi pareva che me la dicevo. Un po', il carcere della regina Quiere, dov'è? No, regina Celi. No, Quiere, perché il giornale è scritto così. Sì, ma si pronuncia Celi. Ma qui a Roma, che al paese è Quiere. E l'avvocato? Ah, bisogna andarci alle 10. Ma intanto vi rinfrescate un po'. Vi laverete un po' la faccia, Vi sono sudici? Sì, abbastanza. Sfido un viaggio di quello, oh. Credetemi, don Valerio, io non posso consigliarvi diversamente. Ma questa è la rovina, caro avvocato. Paolina così è compromessa irreparabilmente. Ma l'avete compromessa voi, facendo arrestare lo studente. Non bisognava mai commettere un errore simile. Ora, lo studente è in carcere, il procedimento penale è già iniziato. Poi la signorina mi ha detto che ha seguito volontariamente il fidanzato e che confermerà ciò in tribunale. In tribunale? Mia figlia in tribunale! Non la farò uscire dal convento nemmeno fra 5 anni. Sciocchezze. Paolina sarà maggiorenne fra 6 mesi e potrà uscire senza il tuo permesso. È così. Non c'è niente da fare. L'unica via d'uscita è farla sposare a quel mascalzone. Poi si vedrà. Ma dico io, se si tratta di una semplice colazione in campagna, perché l'hanno arrestato? Io non vi ho ancora detto tutto. Altro c'è. Qui c'è un emporio. Lasciami sentire. Dunque, eravamo partiti per fare colazione in campagna. Benissimo, incarevamo, allora ce l'hai anche te. Sì. E allora dimmi, com'è che a lui l'hanno arrestato e a te no? Ma se mi interrompete sempre non potrò mai dirvi tutto. Dunque, Franco e la ragazza si vogliono bene. Questo me l'hai detto. Ma un bene da matti, Da matti, da sabbia, l'hai detto, andiamo. Se li vedeste quando sono insieme come sono carini, con gli occhi negli occhi, le mani nelle mani. Il naso nel naso, la bocca nella bocca. Basta. Ho capito quello che è successo. Ho capito. Stavo sempre in casa. Ma allora tu che ci stava a fare? Io stavo con Lola. Chi è Lola? Un'amica dell'amica. Un'altra amica dell'amica sua? Beh,
razze di precanti e tu farabutto. Allora per questo l'amico mi ha chiesto 1.000 lire. 1.000 lire? La giunta, 1.000 lire. E gliele hai mandate? Gliel'ho mandate. Pezzo di somaro! Mi scrisse che avevo comprato un guaio. Lo dovevano ancora fare invece, tu gliel'hai fatto fare. Gliel'ho fatto fare. Ha ragionato a Romolo. Bisogna che si dicevi. Mi disse che aveva rotto un apparecchio molto delicato. Un apparecchio? Parla, 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 voglio sapere menudamente tutto. Andiamo. La colazione fu squisita. Fettuccine celestiali, trote divine, vino... Divinissimo. Andiamo, andiamo. Poi cominciammo con le bottiglie una dopo l'altra. E tu pagavi, ciuccio. Scemo, scemo. Così disse Don Romolo. E dopo? 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 Scoppiò la bomba. Sant'Antonio. E fece botto. Così che quei miei denari avete comprato i fuochi artificiali. Ma no, scoppiò la bomba dell'automobile. Ci accorgemmo che ce l'avevano rubata. E non ce n'erano altre. Ma che, poi... Avanti. Poi? Ma non ve lo so dire, insomma, perdemmo la testa. Franco e Paolina l'avevano già persa da un pezzo. Chi Paolina? Paolina. Si chiama Paolina? Sì. Senti, il pensiero di innamorarsi di una ragazza che si chiama Paolina come lo zio, questa attenzione mi intenerisce veramente. Un solo onomastico, una sola festa, gli ha due Paolini. Sciaramo! Poteva anche chiamarsi Grazia come me. Ma lui è stato molto intelligente. Bravo Franco. Allora? Se ti ha detto che aveva perduto la testa? La mattina dopo ci trovammo fra i carabinieri senza sapere come. Dormivamo ancora. Ma come mai Franco cacciarato e tu no? Perché il padre di Lola non ha sporto querela contro di me. Ah. Me la sposo. Beh, vuol dire che Franco sposerà Paolina. No, non mi oppongo. Non basta il vostro consenso. Certo, ci vuole anche il mio. Ma prima di darglielo me la voglio guardare bene in faccia questa Paolina. Niente, qui giace. Si chiama Paolina? Basta! Andiamo dall'avvocato. Capiamo. La causa non è facile. L'articolo 522 stabilisce... Ma lascia stare lo stabilimento, avvocato. Qui l'articolo non c'entra. Ma la causa si deve fare proprio su quell'articolo. Ma io causa non lo voglio fare. E va bene. La cosa più urgente è far uscire Franco. Benedetto è Dio. Oh, io non chiedo altro al cielo che esca subito per poterla abbracciare, baciare e dargli un paio di schiaffoni. Ho già ottenuto la libertà provvisoria. Per quando? Stasera o domani sarà firmato l'ordine di scarcerazione. Ma allora non c'è più bisogno di mettersi d'accordo con i parenti della ragazza. Ah, no. Ce n'è più bisogno che mai, altrimenti il signor Franco ritornerà di nuovo a Regina Celi. Di nuovo? È naturale. Chi parla? Oh, caro Lorenzi. Sì, ti cercavo per l'affare Marino. Il conte Raspagliesi acconsente al matrimonio. A certe speciali condizioni. No, preferisco dirti la voce. Sì, è meglio. Deve tenere presente che si tratta di una Raspagliesi colomba, che sposa uno qualunque. Ah, no, scusa. Mi permetto di farti notare che i Marino sono delle persone rispettabilissime. Vinci! Ma sì, va bene, lui sarà conte, non discuto, ma capirai. Eh? Come? Chi è il conte? Padre di Paolina. Allora Paolina è contessa? Naturale. Cominciamo col mettere a posto il primo punto. Io e il conte Fabrizio, fratello del conte Valerio, ci incontreremo con questa gente. Oggi stesso, se vuoi. Sicuro, possiamo venire là. In casa del signor Conte? No, qui è assolutamente impossibile, perché Don Valerio non vuole. L'incontro deve avvenire in terreno neutro. E va bene, neutro. Scusa, che sarebbe neutro? Ma il Marino. Il Marino ne ha tre. Senta, dica a questo grandissimo che neutro c'è lei e tutta la sua razza. Avvocato, gli dica così, non me lo metta in conto. Altro che neutro da dà. Si informa la regina Cele del signor Franco Marino. Ma chi c'entra? C'entra, avvocato, io sono l'antenato Don Giovane di casa Marino, il quale per dimostrare realmente che non è neutro si trova in carcere come Silvio Pelle. Ma l'avvocato Lorenzo parlava di terreno neutro, capisce? Capisco, ma noi non siamo neutri neanche nei luoghi. A casa mia o a casa sua, ma senza neutralità. Pronto? Pronto anch'io. E va bene. A casa loro? Dove stanno? Testaccio? E sia, oggi le tre precise. Sì, arrivederci. Così che tu hai accomodato? Certo, passate a prendermi alle 2:30.
Intanto, molto probabilmente avrò ottenuto l'ordine di scarcerazione. Grazie, avvocato. Lei è un'arca. Ti stia bene? Altrettanto. Arrivederci. Arrivederci, avvocato. Arrivederla. Prego, signorina. Contessa. Se che Franco sarà un conte, sarà più. Ah, ma ha una figlia di 8 anni, Maria. Va bene, quella è femmina, non conta. Cosa? Le femmine non contano. Oddio, salvo eccezione. Io sarò zio d'un conte. Anch'io. Purtroppo. Ma non vi montate la testa. I titoli nobiliari non si trasmettono con tanta facilità. Ci vuole... separare tutto quello che ci vorrà. Certo. Guarda, quando si danare, se Franco non è nobile, fa niente, c'è Paolina che è contessa. Sì, ed io sono lo zio della contessa Paolina. Appena sposato mi farò fare 100 biglietti da visita con questa diceria. Paolo Marino, anzi no, Don Paolo Marino, zio della contessa Paolina Marino, eccetera, 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 eccetera. Quando ci sono i biglietti da 1000? Eh? Avevi biglietti... che cosa? Signor Marino! Scusa il disturbo. Signorina. Avvocato. Va bene così, Sor Paolo. Che modello di pulizia, eh? Speriamo. Senta, mi raccomando, quando verranno quei due signori, parli il meno possibile. Lasci prima parlare loro, poi interverremo noi. Ma voglio far parlare pure io. Ma naturale. A papà! Ecco. A papà! Ci sono due signori che vanno a parlare con i burini! Falli passare, falli passare! Oh, e questi sono signori davvero. Beh, felate. Via, via, andate via. Don Romolo. Totò, prepara le sedie. Avvocato, vai da incontro lei, mi fa la cortesia. Prego, si accomoda. Ho l'onore di parlare al signor Paolo Marino. All'onore. Prego, si avanti. Si accomodi. Direi. Taci. Lasci pur dire la signora. Prego, signorina. Mi sono informato e so che è la signorina che comanda in famiglia. Al paese, forse. Ma qui nella capitale comanda il sesso forte. Vuol dire la persona di me. E sia. Io sono il conte Fabrizio di Grottaferrata. Zio di quella disgraziata. Prego, si estenga. Caduta nel tranello. Dove? Ma lasci dire, signorina. Ma sì, lasci dire senza interrompere. Noi parleremo dopo. Dopo non ci sarà più niente da parlare, caro lei. Allora se non c'è niente da parlare dopo, mi permette che parlo ora io. Prima di tutto io non sono caro lei, ma sono l'avvocato Marzano. Mi meraviglio che tu non gliel'abbia detto. Non ti inquietare. Io quando ho un cliente, la prima cosa che faccio è quella di insegnargli a rispettare l'avvocato avversario. Hai ragione, avvocato. Bravo, mi congratulo con lei. Voglio scusarmi, avvocato, ma lei mi perdonerà rendendosi conto del mio stato d'animo. Non ha niente... Vada avanti, caro lei. E lei non interrompa più, se non vuole che mi alzi e me ne vada. Ha capito? Ho capito. Bene. Benissimo. Prosegua. Io non voglio dire quello che penso. Se si tratta o no d'un volgare sfruttatore. Stia comodo, prego. Il signor Franco Marino sapeva benissimo quello che faceva, mettendo gli occhi su una signorina appartenente al più illustre patriziato. Lui... il signor Nessuno, senza un nome, senza una posizione sociale. Avvocato, faccia lei. Dopo. Dopo, a che ora?
Questo io non voglio dirlo. E allora perché lo dice? Giusto, perché lo dice. Prego. Vale per non detto. Proseguisca. Purtroppo oramai quello che è fatto. È doloroso per noi, ma non ci rimane che una via di uscita. Un matrimonio. Oh, benedetto Dio. Un matrimonio ben inteso da farsi subito. Urgente. Filippo sono fatto. Pro forma. Proprio. Con? Vostro nipote sposerà mia nipote impegnandosi a lasciarla libera subito dopo la celebrazione del matrimonio. Come? Andarsene da Roma, sparire per sempre, impegnandosi a non domandare mai più notizie né della sposa né della sua famiglia. A nuovoci! Naturalmente dietro compenso di cui già è stata fissata la cifra e che come tutte le altre condizioni non si discute. A mia, a nuovoci, a me nepote, ci mangia il suo cuore, ma per quanto è vero Dio, ci ha fatto vedere io. Senta, lei è un ionio di stupidaggine. Un che? Un marionio! L'ha studiato lei la geografia o no? No, si spara! Lei ora si calmi, eh! Consiglio! Andiamo via, non esageriamo! Accetta la mia proposta! Ma il signor Conte non pensa... Ma che signor Conte? Lei non ha idea chi sono i Marino! Ne ho anche troppa! Suo nipote mirava una dote, mirava al denaro! Ebbene lo avrà! Lo pagheremo e tutto sarà finito! Volete pagare mio nipote? Sì! Mio nipote mirava una dote? Sì! Senta, si informa meglio che sono i Marino! Caro lei! Non ce n'è bisogno! Si vede benissimo con chi abbiamo a che fare. Avvocato, sarebbe stato meglio se avesse preso un falegname. Lei non parla. Ah, perché ci trova in questa casa? Ma questa è la camera di Don Romolo. Basta! Non basta. Lei ha sentito le mie proposte. Non ammettiamo altra soluzione. Che io non accetto. E vostro nipote rimarrà in carcere. E di vostra nipote ve ne fate un pacco caldo al nostro mare. Andiamo, via, si calmi, signor Marino. Avvocato, cance mestiere lei. Le nostre condizioni le sapete. Se vostro nipote vuole uscire di carcere, sa cosa deve fare. Signori... Lei ha fatto un buco. Senti, a costo di spendere 100.000 ducati, questo è capriccio che me lo voglio passare. Bravo. Benedetta da mamma che l'ha fatta. Ci vuole parlare a Roma. Domani faremo vedere che siamo noi. Lei, avvocato, lei cara testa fruttifera. Domani le darò quello che devo fare. E grazie. Intanto... Incominciamo a sfollare da qua. Oh Romolo! Oh Romolo! Noi siamo straccioni! E va bene! Vediamo che può spendere da più! O loro, o noi! Oh Romolo! Se lui è Conte, io sono il re di denare! Certo! Oh Romolo! Oh Romolo! Oh Romolo! Lei sbagliò carriera! Eccomi, che vuoi? Dimmi! Silenzio, basta con questo tuo! Stai qui dicendo lire per l'affitto del tuo porcile e sparate. Io? Ma se spari lei? Intanto mi ha dato da lei. Avvocato, un vecchio albergo di Roma qual è? Ce ne sono tanti. Beh, il migliore, il migliore. Il Quirinale, vi va? Il Quirinale? Dov'è? Dove c'è il re? Dal re. Andiamo dal re. Andiamo. Avvocato, andiamo. Bisogna stare appartamento. Sì, guarda. 200.000 ducati spendo stavolta. Faccio vedere io che siamo straccioni. Lei il signor Pirinale? Oh, no, signore. Siete sicuro? Come? Vede, signore, l'albergo è al completo. Ci stringeremo, staremo bene lo stesso. Non si può. Andiamo, via, andiamo. Il signor Paolo Marino? In persona. Molto lieto, felicissimo. Anch'io. Il signore è il cliente per il quale avevo fissato l'appartamento numero 3. Il migliore che abbiamo, signore. Veramente il migliore? Senz'altro. Possiamo vederlo? Prego. Prego io. Lei dorme qui? Per servirla, signora. Mi servirà. Di qua poi sono le camere da letto.
questa camera credo sia indicatissima per il signore. Là il bagno, dall'altra parte la camera da letto per la signorina. E il bagno anche per mia sorella? Oh, certamente. E se viene qualche visita? Provvederemo. Vuole accomodarsi, signorina. Ce l'ho capito. Non è affatto un cacciatore di dote. L'impressione ricevuta in quella stamberga è stata disastrosa. Eppure ti assicuro che si tratta di gente ricchissima, più volte milionaria. Ah sì? E non devono neanche essere stupidi. Ho ricevuto ordine di informarmi minutamente della situazione finanziaria del tuo protetto. Ma spero non lo farai, No, bravo, capirai. Non voglio mica correre il pericolo di perdere un cliente simile. Il conte Raspagliesi discende dalle crociate, ma è pieno di debiti fino ai capelli. Quando si è in queste condizioni, bisogna rassegnarsi. Riempio una casa. Come le cade? Ma come sei elegante. Prego. Grazie. Buon passeggio, signor commendatore. Lascialo fare. Caro avvocato. Avvocato? Qual buon vento? Ho ottenuto l'ordine di scarcerazione per suo nipote. Bravo, la ringrazio. E quando uscirà? Oh, anche subito se vuole. No, subito, impossibile. E perché? Suo nipote è da parecchi giorni che sta dentro. Quindi è abituato? Oh. No, no. Adesso vado a comprare un'automobile. Mio nipote è entrato in carcere a piede, ma devo uscire da vero contesto. Ah, e mi dispiace per lei. Io? Sì. Aprite. Caspita! Bellissimo! Beh, prendo questa perché mi piace la verniciatura. Vogliono fare un giro di prova? Volentieri. Dove desidera andare? A Regina Celle. C'è una persona che interessa il signor Marino. Il conte Franco Marino, mio nipote. Mio nipote. E me glorio. Ecco i vostri oggetti. Franco mio! Francuzzo! Via! Francuzzo mio! Come stai? Stai bene? Madonna mia, più grosso è fatto! Più lungo! Marino! Ecco, potete andare. Grazie, c'è conto da pagare. Vada, vada, vada. Vieni, abbiamo l'automobile. Anche l'auto. Sì, c'è l'automobile. Avvocato, lei! Ti assicuro che l'avvocato Lorenzi non si sbaglia. Mi sono informato anch'io, sono ricchissimi. Ma via, non essere così ostinato, Valerio. E poi non bisogna irrigidirsi in questo modo. Il denaro ha la sua importanza oggi, specie per noi. No, mai. Ora è diventata una questione di dignità. Con questi milioni saltati fuori così all'improvviso, quasi quasi li preferivo straccioli. Non insista, signorina, suo padre non vuole. Ma vorrei scrivere a me la mia zia. Nemmeno la zia, il conte ha deciso così, noi non possiamo disobbedire. Ma che cosa vuoi fare, insomma? Tutto meno che cedere. Ma è incomprensibile come agisci. In fondo sono persone piene di oneste intenzioni. Certo. E poi, Paolina, non ti preoccupi un po' anche di tua figlia? Ormai non ho più che una sola figlia, la piccola Maria. Di Paolina non me ne importa più nulla.
crede che non si capisca l'inganno e il trucco? Ma no, no. È sicuro che Paolina si trova a Santa Marta? Se non mi hanno detto una bugia. Speriamo in bene. Ho fatto questo passo di mia iniziativa all'insaputa di mio fratello Valerio. Sa, fra donne si finisce sempre per intendersi. Già, noi donne, noi siamo donne. Mentre mio fratello è un po', come dire... Ah, certo, suo fratello è, come dire, un po' duro, tenace. Ma anche lei non scherza. Io? Ce ne dette tante l'altro giorno. Oh, gentile signorina, io tengo a esternarle tutto il mio rincrescimento. Ma ero stato così male iniziato. Malissimo. Via, non ne parliamo più. Dunque? Dunque, noi che abbiamo un po' di buonsenso, vediamo di accomodare le cose. Mia sorella Bice ha voluto conoscerla appunto per vedere di trovare una via di uscita. Bello, solido. Qui le ragazze devono stare molto bene. Qui poi abbiamo il giardino. Quei signori, ma non so. Quanti fiori. Mi piace assai. Tutte signorine delle gran famiglie, vero? Sì, signore. Mi interessa saperlo perché... Il signore cerca un buon collegio per una bambina. Ah, una figlia. Circa, nipote. Vorrei essere sicuro di metterla in un collegio molto aristocratico. Loro hanno signorine dell'aristocrazia romana, è vero? Ma certo. Guardino. Quella è la figlia dei marchesi Saracinesca. Quella è la signorina di Sant'Ilario. Quando andavo a scuola nel mio paese, portavamo tutti il nome scritto sul gran violino. Una cosa pratica. Per i piccoli, sì, ma per le grandi. Ma certo. E oltre a questa Saracinesca, ci saranno altre contessine qua. Ah, sì? Abbiamo la contessina Raspagliesi Colomba. Conosco tutti i suoi genitori. Vogliamo vedere se è il bambino? Eccola. Mi permette? La signorina Raspagliesi Colomba? Sì, signore. Paolina? Sì, signore, ma come sai il mio nome? Io conosco tutti i suoi antenati. Sono lo zio De Franco. Lo zio. Che bella giornata. Ma qui c'è un'aria. Saluti il signore e vada via ora. No, per me può rimanere, sa? Non mi dà nessun fastidio. Anzi... Deve studiare. Vada, Paolina. Signore. Arrivederci. Santo Dio, che bello! Benedetta sua mamma! Suo papà no! Cosa vuole vedere ancora? Ho visto tutto quello che mi bisognava vedere. Oh, cioè, non c'è qui una cassetta per le offerte? Sì, in chiesa! Per le ragazze povere. Tutti e due. Allora latte, latte. Se avessi potuto pensare che i parenti di Franco erano delle persone tanto simpatiche, avrei fatto ancora di più per accomodare le cose. Ma si accomoderanno lo stesso. Lei, gentile signorina, ci ritenga a sua completa disposizione per quanto le possa servire qui a Roma. Certo, io sarò la sua guida. E io mi impegno di ottenerle un'udienza in Vaticano. Davvero mi sento confusa. Confusissima. Se il conte Valerio non fosse così ostinato. Capirà, io non sono che sua sorella e... Se avesse me per sorella. Che occhi, che faccina. Mia nipote ha avuto un gran gusto. Siamo tutte quasi di famiglia, gustosi. Me ne compiaccio.
Questo Don Conte non vuole fare sposare sua figlia con mio nipote, un giovane forte, ricco, di razza. La vedremo. Nel peggiore dei casi potremo aspettare che la signorina sia maggiorenne fra 7 mesi. Ma che è neanche fra 7 giorni? Il governo ha bisogno dei cittadini, non c'è un minuto da perdere. Va bene. Senta, avvocato, raccolga tutti i debiti di sto conto inesperato e li appioppi a me. A lei vuol sostituirsi ai creditori? Si capisce? Oh, ma questa è una mossa da generale. E questo devo fare io. Abbiamo sbagliato carriera, io a lei, avvocato. Grazie, stia tranquillo. Buongiorno, Don Paolo. Buongiorno, zio. Dove siete stato? Ziterò. Ziterò. Signor commendatore. La signorina e sua sorella è uscita. Sant'Antonio, sola? No, col conte di Grottaferrata e la contessa della Spaglietti. Sono stata qui? Sì, signore. Dio! Caro mio, io ero nato per fare il generale. Tua zia mi ha legato sempre le mani. Paolina, mi piace. L'avete vista? Dove? Quando? Piano. T'ho detto che te la farò sposare in pieno. Ma come? Con tutti i sacramenti della chiesa. Così, eh? E così deve essere. C'è del genio in tutto questo. C'è del genio. E c'è anche la fantasia. Come finirà? Finirà come finiscono tutte le cose di questo genere. E il conte? Il conte? È un conte che conta cosa poco? Il motto antico non sbaglia mai. Dice, corre quando vuoi, qui aspetto. Intanto il fratello e la sorella sono già venuti, il resto verrà da sé. Ma insomma, che cosa volete fare? Avanti. Il signore ha suonato? Ha un bel pezzo. 3 espressi. Caffè? Certo. Con molto zucchero. Va bene, signore. Già che non c'è mia sorella, scriviamo una lettera al cavaliere Scopitta. Sì. Caro Nicola, ti ringrazio della lite decimila che mi hai mandato, ma non c'era questa premura. Mi congratulo con tuo figlio che è arrivata la bella Elena. Bastamente, non è canzone artista. Ah. Fondo! Io qui combatto con i romani, ma vincerò. Ti raccomando, non far mancare nulla a Filomena. Un altro bastimento? Oh, cara sorella! Siamo stati con Don Abice e il conte a Tivoli. Che magnificenza! Ah, il conte. Stasera li ho invitati alle grotte del Piccione. Andremo tutti. Verrà anche lei con la signorina Lola. Grazie. Al Piccione, se lo sapevo mi portava il fucile. Ma... abbiamo invitato e basta. Obbedisco. Nella casa zia. Una cosa, mi sono accorto che Don Fabrizio, il conte, se non erro, ha un debole per te. Mi sono accorto, siamo ciechi. L'ammiro perché è di gusto. Se poi mi dispiace, se mi dispiace, lo mettiamo a posto. A te ti piace? Perché non me l'hai detto prima? A me neanche mi dispiace, sai? Signorontessa. Io, contessa. Tu, così ti sei ridotta, contessa. Paolo? Oh, veramente è un locale incantevole.
Perché vediamo le corte del peccione? Il peccione dov'è? Lola, andiamo a ballare. Sì. Franco, vai anche te a ballare. No, Pio, io non ne ho nessuna voglia. Vai, guarda quanto peccioncini che ci stanno. Su, divertiti, vai. Franco, aggiorna, sarà tutto finito. Sì, vai. Sì, vai. Allora, con permesso. Il novellino, non ha preso pratica. Oggi forse anche tu. Lei non balla, signorina, grazie, vero? No. Vogliamo andare a dare un'occhiata alla sala? Vuole? Molto volentieri. Bella coppia di profilo. Don Valerio ha fatto male a mettermi con le spalle al muro. Peggio per lui. Cioè? Don Paolo, mi dica tutto. Lei mi tratta come un'estranea, non ha fiducia in me. Eh già, ora siamo parenti. Io lo vorrei più tenero, più affettuoso, più vicino. Vogliamo andare in qualche grotta a vedere il piccione? Davvero? Ve lo dico io e ne sarà tanto contento. Grazie, mi sembrerà strano, ma io sento un gran bisogno di pace, di dolcezza, dopo tante lotte, tante vicissitudini. Come? Vicissitudini. Ah già. E poi sempre solo. Se c'è stata qualche donna nella mia vita non mi ha lasciato che dell'amarezza. La dolcezza ve la porto io, la pace, e poi a Giardinelli, a casa mia, ci sono 30 camere e tanto sole e tanto verde. Beh, in quanto al verde, verrete tutti a veleggiare in Sicilia. Come mi piacerebbe conoscere la sua terra. Lì non c'è né cinematografo né teatro, né grotte, neanche piccioli. Oddio, qualche grotta c'è, ma senza il piccione. Ogni tanto però qualche piccioncina. Sbrighiamoci, Franco, che c'è lo zio che offre lo spumante. Oh, realmente. Signorina, segga vicino a me. Grazie. Abbiamo ballato, eh? Vi siete divertiti? Sì, sì. È un po' di folla. Avanti, spumante. Comandate. Sì, 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 spumante. Hai ragione. Questo rianema. Sì, 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 purifica. Purifica. Vi invito a bere con un sorriso in queste grotte del paradiso. Ah, bravo. E bevo ancora alla felicità del conte di Grottaferrata. Grazie. Che a giorni sarà ferrata anche mia sorella. E bevo in questa assemblea. Allora la fortuna t'ha sorriso e t'ha profuso l'ora a piene mani. Potrai marcare signore maschi e femmine. Quale abito avete questa piccionaia? Permettete che offre come champagne a tutte queste piccioni. Scocate, scocate. Scocchi anche lei. Tu sai piegare con il fascino dell'or e degli affari, dovunque appari, coi tuoi denari potrai trovar le donne belle, gli amici cari, fratti d'onore. Signor Conte Valerio Raspagliesi Colomba. Non è in casa, desidera. Ufficiale giudiziario. Sta tranquilla, verrà zia Bici a prenderti. Ti porterà a spasso, a Villa Borghese. Perché non vieni anche tu, papà? Ma io non posso, cara. Ho da fare, ho da studiare, ho da pensare a tante cose. Avanti. Cosa c'è? Sfratto. Un ordine di sfratto a me. A questo siamo giunti, dopo la figlia. Anche la casa. Papà, papà. Oh, cara, piccola mia. Valerio, che hai? Guarda cosa ha fatto quel brigante. Oramai non c'è più speranza di restare in questa casa. Purtroppo. Don Paolo, perché questa vendetta? Nessuna vendetta, signorina. Se non l'avesse fatto io, l'avrebbe fatto gli altri. Ha torto, sì, ma ha inteso difendere il suo blasone. Ma io ho inteso difendere anche il mio blasone, che è migliore del suo. Ma è la rovina.
Ma loro cercavano la rovina di mio nipote, di sua figlia. Ma c'è quest'altra povera innocente, la piccola Maria. Maria? La sorella di Paulina? Sì, signore. Se sapeste quanto ha pianto, è così sensibile. È vero che hai pianto? Anche papà ha pianto. E chi l'ha fatta piangere? Un brigante. Un brigante? Questo ancora non me l'avevano detto. E chi è questo brigante? Come si chiama? Non lo so. Meno male. Non è vero, sai, che è un brigante. È un galantuomo. Un galantuomo che vuole tanto bene a Paulina. Che spiegare tutti questi particolari? Don Abici, Fabrizio dov'è? È in casa. Mi permetto. Oh, Don Paolo. Egregio signor Conte, anzi carissimo cognato, questa cosa assolutamente deve finire. Subito, in vista. Ora vi dico quello che ho fatto e il perché l'ho fatto. Dio e Dio lo sappiamo. Prego, accomodatevi. Sì, mi accomodo perché mi incominciano a tremare le gambe. Questa mattina è giunta una carta al vostro fratello. Sì, mi ha telefonato poco fa, era fuori di sé. Fra poco sarà qui. Meglio, così ci vedremo faccia a faccia, finalmente. Ma che cosa gli è successo? Ve lo spiego in quattro parole. Tutto questo è molto grave, Don Paolo. La mia coscienza è pulita. Sì, avete ragione, certamente, ma... Nessuno può darmi torto. È giusto, ma bisogna considerare mio fratello, poverino, anche lui... Fabrizio! Eccolo qui. Ecco. Ecco quello che ha fatto il tuo amico. No, no, Valerio. Quello che ha saputo fare. Ecco la grande vittoria dei suoi milioni. Sono senza casa, capisci? Adesso è lui il padrone e mi scaccia. Siamo sul lastrico io e le mie due figliuole. Ah, ma la pagherà il miserabile. Ma andiamo, Valerio, tu ti lasci trasportare dall'ira. La pagherà con la vita. Tanto per me ormai tutto è finito. Servitevi. Don Paolo Marino. Lui, qui. Sì, signore, che era venuto in casa del mio cognato. Sì, Valerio. Sposerò la signorina Grazia Marino. Già, mia sorella, una plebea. Ma le so dire che noi altre plebei abbiamo cuori e sentimento ed è quello che manca a voi. E vi siete fatto forti del vostro denaro per distruggere la mia casa e la mia famiglia. Siete sicuro? Non è forse opera vostra questa rovina? Quel pezzo di carta mi costa 1,5 milioni. Ho pagato tutti i debiti che avevo saputo fare voi per non distruggere la vostra famiglia. Da tempo che io assuppo, che abbozzo, che inghiotto. Fegato non ho più. Lei me l'ha distrutto. Ho saputo anche che avete pianto. Sì, me l'ha detto la bambina, vostra figlia, la Mariuccia. Permettete. Ho comprato il vostro palazzo per la futura moglie di mio nipote, che se si chiamerà Paolina come me, le farà ancora il regalo di nozze di 1,5 milioni. Eh? Senta. Sento, ma non dica delle brutte cose, per forse lei non ha pensato nemmeno. Ma non si rende conto lei? Chi siamo noi? E che fa? Per mia sorella, se la vede lui, è che Dio gliela manda buona. In quanto a me, me ne ritorno al paese solo. Ve leverò il disturbo. Mi vedrete ogni tanto. E non sarà un gran fastidio. Ma no, Don Paolo. Ma non intendevo dir questo. Lei non lo dice? Ma io lo capisco. Io sono rustico, lei non può abbassarsi fino a me. E io me ne vado, pur soffrendo. Però mi resta la soddisfazione
di aver fatto del bene a voi ragazze che si amano tanto. Male non ne ho fatto a nessuno. Neanche a voi, caro lei. Andiamo, Valerio. Non ostinarti. Il signor Marino è un uomo semplice, pieno di cuore. Un po' di dolcezza da parte tua. Abbracciatevi. Grazie. Mi permetta che lo chiami compare? Ma sì.